ottava giornata del girone A di promozione. Siamo ancora a ottobre, ma questo match ha già il sapore di una lotta per la salvezza. Si fidano infatti il Borzoli, ultimo a 2 punti, e Veloce, quart'ultimo a 5 punti, in piena zona play-out. I padroni di casa devono fare assolutamente qualcosa se vogliono invertire il senso di marcia che li ha caratterizzati finora e che li condannerebbe ad una retrocessione certa. Non hanno infatti ancora vinto nelle 7 giornate precedenti. Avvio di gara in completo equilibrio, con le due squadre che rischiano poco sentendo il peso e l'importanza del match. La prima vera occasione è difatti al 30° da calcio piazzato, con Seminara che preferisce puntare alla rete piuttosto che tentare il cross. Ultimo minuto, si fanno vedere in avanti gli ospiti, in contropiede, Pagano entra in area e con un dribbling riesce a trovare lo spazio per il tiro, che però non inquadra lo specchio, sfera in out. Partita avara di emozioni, ma c'era da aspettarsi. Andiamo ora con l'immagine della seconda frazione. Secondo minuto che inizia con l'occasione più nitida finora. Sulla fascia Asciutto si libera bene in velocità e punta sul secondo palo, si distende bene Cerone che salva il risultato, equilibrio mantenuto. Azione fotocopia 20 minuti dopo, sempre Asciutto sulla fascia impensierisce l'estremo difensore Granata, ma l'esito rimane lo stesso dell'azione precedente. Al 29° il match si sblocca proprio quando le due squadre sembravano destinate all'equilibrio. Calcio di punizione da poco fuori area, pallone cacciato fuori dall'area che svirgola, su cui si avventa Pasqui che da lì non può sbagliare, 1-0, Borzoli che vede ripagati i suoi sforzi. Clamoroso regancio della Veloce al 90°, Rivera sbaglia l'uscita dell'intervento e lascia la porta sguarnita, su cui si avventa l'attacco della Veloce. Il tiro a porta vuota è però parato da Maior che tocca con le mani, per l'arbitro Angelini di Albenga è rosso e tiro dal dischetto. Della trasformazione si occupa Capitan De Luca, pareggio ristabilito e partita che finisce qui. Finisce 1-1 al Piccardo di Borzoli, squadra di casa che ha spinto molto e ha trovato anche gol, ma è stata raggiunta in extremis grazie a un rigore.